Signori, ben ritrovati. Io sono Kingsley Corporation e siamo qui, in questa live, per dirvi che io ho migliorato l'audio del gioco dopo 24 let's play, capite? Sono un cretino, sono coglione. Cretino, coglione. Vabbè, andiamo a continuare. Dove eravamo? Ah, qui. Ok. Ma che tette stasera? Ah, continuiamo. Fratelli, state attenti. I segni sui muri delle gallerie indicano che è da poco passato un drago. Abbiamo già ucciso quel drago. Ah, davvero? Bene, com'è andata? È andata bene. Ragazzo. Mappa del tesoro. Quindi non lo cercheranno mai. Che sarebbe Rostos of Vatheras. Allora, vediamo se trovo il calice qui, se no devo cercarlo prossimo mese. Andiamo di qua. Carica! No, fermate. Ehi! Vieni di proseguire, andiamo di qua. Secondo me qualcosa. Eccolo, l'ultimo calice. Alla salute.
amico vi aiuterebbe, quindi salva. Non vuoi che... tanto non lo utilizzo. Sono scemo io, che sono passato per la montagna. Andiamo, voi due. Questo silenzio è snervante. Ci stiamo solo concentrando. Ci siamo quasi. Finalmente. Beh, questo non è un bello spettacolo. Grazie. Ragazzo, la runa. Baldur combina guai. Incidi così. Wow. Jotun. Ci siamo. Bellissimo, non è vero? Mi ricordo che una volta... Fratello, attento! Ti sono mancato. Ragazzo, corri! Attraverso il ponte! No! Anch'io sono un dio! Posso farcela! Lascialo! No. Sul serio? No!
Baldur, lasciali stare. Prendi me invece, farò qualsiasi cosa. Io ho sempre creduto di aver bisogno di te. Sei solo muscoli. E ora scopro che è il ragazzo che ha cervello. No! Hai rotto la porta! L'unico accesso agli occhi! Stupido figlio di puttana! Allontanati da qui! Sì! Mi raccomando, piccolo, scappa! Lascia che sia Paparino a fare il lavoro sporco per te! Lasciami stare! Calmati, ragazzo! Tu non sei pronto per questo! Io sono pronto! E io che credevo che la mia famiglia fosse incasinata. Tuo padre ha ragione. Sei tutt'altro che pronto. Ora tieni questo per me. Grazie. Atreus! Arrenderti! Si aprirà, tutto il peso di Asgard si abbatterà su di voi. È finita. Davvero? Ah!
ascoltarmi. Lasciami che aiuti. Molla subito la presa o lo ucciderò. Sai che lo farò. Che hai fatto? Sono qui. Stai fermo. E niente, vorrei aiutare, guarda. È lì. Ora tu ascolta me senza aprire bocca. Io sono tuo padre. E tu, ragazzo, non sei più tu. Perdi subito le staffe. Sei avventato, insubordinato e fuori controllo. Così proprio non ci siamo. Tu onorerai tua madre e abbandonerai la strada che hai scelto. Non è troppo tardi. Questa discussione non finisce qui. Siamo qui per causa tua, ragazzo. Non te lo dimenticare. Capito? Coglionazzo. Fa freddo. Che sia Elle. Non solo. Siamo finiti nella parte peggiore di Elle. Una nave. Andiamo. Ci risparmierà solo metà strada verso il tempio di Tyr. Ma almeno ci allontaneremo da qui. Per migliaia di anni il guardiano del ponte ha tenuto lontani i vivi da questo posto. Ma ora che gli hai strappato il cuore, eccoci qui. Buffo come tutto si capovolge. Ragazzo. Non ero io. Ero io. Ma noi siamo dei. Possiamo fare quello che vogliamo. Ragazzo, allontanati. È quello che ho detto a tua madre poco prima di scoparmela. Quello non ero io. Io non l'avrei mai fatto. Non devi pensarci. Non qui. Sì. Dobbiamo proseguire. Sì. Cazzo, non capisco questo problema. Testa, cos'era? Qui non ci sono solo i vecchi e i malati, ma anche i criminali. El non fa distinzione tra noi e chi deve essere tormentato da queste visioni. Come le fermiamo? Fuggiamo, il prima possibile. Non mi lascerò influenzare. Come hai detto tu, Mimir, era una semplice illusione. Non ero io. È come sei diventato ultimamente. So, colpa mia, se siamo qui. Rimedierò chiunque io sia. Io rimedierò. Tu esegui gli ordini. Ma forse non sono. Devi esserlo. Ora fammi pensare.
ammazzo subito. Sono stato subito. Forse ho visto Baku. No. Non avrei mai voluto una cosa del genere. Senti. Non ne avevi il diritto, stai. Ne avevi tutto il diritto. Io sono tua madre. Non sento gusti. Non sento odori. Non sento nemmeno la temperatura di questa stanza. Mangiare, bere, le donne, tutto è sparito. Non dovrei più sentire dolore, mai più. La morte non ha più potere su di te ormai. Preferiresti morire. Che sentire ancora? Certo. Preferirei morire. Sì. Sciogliere i panici. Non posso. Prego. Ti prego. Sciogliere. È così che faccio. Figlia mia, fidati di me. Grazie. È così. Dai! Possiamo risolvere tutto, te lo prometto. Fidati di me, io sono... No. Se non lo scioglierai, madre... Fallo. Avanti! Avanti! Frey e sua madre, perché non ce l'hai detto, testa? Me lo sono scordato, ci credi? No. Sono sconcertato. Non avevo motivo per mantenere un tale segreto. Ecco la barca. Ne riparleremo presto.
Andiamo. Non penso che possa navigare. Ce la farà. Fammi spazio. Hai fatto abbastanza. Ci muoviamo. Bene, ricorda, non faremo tutta la strada con questa parte. Il tempio di Tyr è in cima a una tremenda cascata a monte rispetto a noi, ahimè. Ciò significa che anche se ci arriveremo incolumi, dovremo risalirla in qualche modo. Skid Lonir, sì, perché era progettata per farlo. Questa no. Comunque, noi abbiamo questa. Non ho mai visto un iceberg così grande. Almeno il fuoco scalda. E ora? Lascia il cavallo. E
ora che le vele sono libere? Guarda. Stai ammainando le vele. Ma come ci muoveremo? Stiamo volando. Il calore delle fiamme. Stiamo davvero volando. Per poco, resta nella barca. Pazzesco, hai fatto un'enorme lanterna volante. Ma dov'era? Parlare, fratello. Sai che è finita, vero? Anche se riuscissimo a tornare a Midgard, tu e Baldur avete distrutto l'unico portale per Jotunheim. Siamo a corto di opzioni. E il ragazzo sta molto male. In queste condizioni lui non... Atreus non ti riguarda. Beh, potrebbe riguardare tutti se non te ne occupi. Non bisogna essere i più intelligenti del mondo per accorgersene. Atreus. Ti aiuto? Insieme ora. È fatta! Siamo liberi! Noi usciremo di qui. Affrontami, padre! È ora di farla finita! Sì, figlio. È ora. No. Di nuovo quella voce. Sai chi è? Io non lo so. Iceberg, a bordo! Tieniti! Oh!
penso io. Occhio a sinistra. Quanto manca al tempio? Già, si gela. Se manteniamo questa velocità e i fuochi non si spengono, arriveremo in un batter d'occhio. Fermo un attimo qui, ok? Non vi preoccupate, state tranquilli.